Professoressa Lucangeli, dalla cellula al self, prego. Aspetta, ti do anche il microfono perché... Addirittura una presentazione di me? Vai. Sì. Vai. Sono onorata di avere per amici persone che hanno aperto l'orizzonte, hanno espanso le... capacità di leggere la scienza, che aveva un Asperger semplice come sono io, prima di capire che anche gli Asperger fanno parte della normalità. Quindi sono incapace di stare nelle decisioni che avevo preso, vi vorrei fare percepire nell'umano che cosa significa l'intelligenza del cuore, siccome qui ci sono esperti di tecnè. Provo a mettere il microfono sul battito del mio cardiaco, vi prego di sintonizzarvi su questo suono. Non c'è un volume sufficiente, non credo che lo sentiate. E allora se non lo sentite vi faccio fare un esercizio semplice, si chiama espansione del sistema nervoso centrale attraverso i sistemi di coscienza diramata nel self, cioè nell'organismo. Mettete la vostra mano destra sul cuore, sul battito del cuore. State a percepire il battito del cuore, magari chiudete gli occhi, così è più facile l'esercizio di espansione. Percepite il cuore dentro la cassa toracica dentro il tronco dentro il corpo seduto sulla sedia, la sedia basata sulla terra, la terra all'interno di questa sala all'interno di un paese che si chiama Bologna, Bologna dentro una struttura che si chiama Italia, Italia dentro un continente dentro, e andate avanti ed espandete. Riassunto, tornate qua. Adesso andiamo nella corteccia, cioè nei sistemi cognitivi. Mentre fino ad adesso vi ho fatto utilizzare altre funzioni del cervello che si chiamano funzioni limbiche, cioè della awareness, quindi consapevolezza senziente, cioè che utilizza altri codici cerebrali. Riassunto, ho voluto riprendere la parola anima, che è stata tolta dal titolo, ma non per darvi l'accezione che tutti quanti abbiamo, bensì per riassumervi la commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa della filosofia della scienza, cosa sta proponendo come due chiavi di lettura di integrazione di tutti i cambi di paradigmi scientifici che ci sono. Un cambio di paradigma scientifico è quello del transumanesimo. Il transumanesimo sta, proprio perché nega l'anima, dedicando trilioni di dollari alla ricerca che consente di trasferire le memorie delle strutture viventi, cellulari, speciali, che si chiamano neuroni, in cloud di memoria artificiale. Così è possibile un'immortalità. Pronto? Ok? Quindi chi nega tutte le accezioni semantiche che può avere la parola anima ha fondato una corrente di filosofia della scienza che trasferisce le memorie delle cellule neurali nei cloud di memoria tecnologica. Secondo filone di ricerca è invece il filone di ricerca, e per questo c'è questa immagine, che sta recuperando un'idea filosofica classica di Kant, che è l'idea di trascendentalità. Se vi riassumo male Kant ci dava un'indicazione con cui una mente finita come la nostra, ragion pura, non poteva conoscere se non il fenomeno, cioè ciò che la mente è in grado di codificare attraverso le sue forme mentali, ma non poteva conoscere attraverso forme mentali ciò che non ci sta infinitamente oltre le forme mentali, e quindi il noumeno. Ma fenomeno e noumeno hanno un punto di flusso
detta soglia oggi nelle scienze che si occupano di strutture neurali, e questa soglia lui l'ha chiamata trascendentale, cioè l'incontro tra una tendenza psichica, che è la tendenza della vita, cioè il processo di infinito futuro matematicamente fondato, mi guardate, tutto bene? E il fatto che la mente condizionata e condizionante, oltre quello, non riesce a codificare. Quindi come mai si accoglie l'idea di trascendentale? Perché alla struttura dei principi che Einstein ci ha dato per capire come funziona il rapporto tra energia e materia, si deve aggiungere quello che in qualche modo le sapienze antiche avevano identificato nel processo di informazione. È l'informazione che determina il continuo divenire in omeostasi, in omeostasi tra materia ed energia. È l'informazione che in un certo senso, vibrando e attraversando le varie manifestazioni e dimensioni delle combinazioni dell'informazione stessa, determina l'omeostasi. Non so se vi ho spiegato bene, ma ho tentato di farvi un riassunto. Tutti i processi viventi sono in omeostasi. Quali sono i processi viventi? Sono soltanto i processi che fanno parte del vivente così come identificato in questo minuscolo pianeta di questo tempo del mondo? Beh, questo è un riassunto che vi legge le meta-analisi sui processi studiati da coloro che si occupano di coscienza. Viene definito un po' così, voi ve la scorrete, ma tutti coloro che si occupano di coscienza stanno cercando di applicare il principio del rendere relativa la dimensione di pertinenza. Cioè, noi siamo, questo è semplicemente il sistema solare, noi saremo qui, e tutti i principi di omeostasi che regolamentano un organismo, come potrebbe essere un batterio, un virus, sono gli stessi principi di omeostasi che garantiscono, coloro che studiano e gli astrofisici che lo studiano ce lo garantiscono, io non ho una cultura sufficiente per spiegarvelo matematicamente come loro fanno con me, ma ci garantiscono che sono gli stessi principi che governano l'intero universo. Dal micro, dal macro al micro, questa è l'entanglement possibile che le particelle consentono quando, vi riassumo quello che ho capito dell'entanglement a parole mie, particelle informate nello stesso campo, informate, parola chiave, nello stesso campo, vengono scisse. E ciò nonostante, e nonostante i parametri distanza spazio-temporali, dimostrano che nel momento in cui una di coloro che è stata informata, tracciata dell'informazione con cui è stata tracciata l'altra, cambia lo spin di rotazione, l'altra cambia lo spin nello stesso verso. Questo ha determinato tantissime letture grossolane del risultato scientifico fondamentale che ha basato una delle grandissime rivoluzioni della fisica moderna. Bene, credo di aver fatto un riassunto. Questo è un esempio di macro e di micro nelle analisi che i matematici fanno di quelle che sono le strutture morfologiche, cioè la pura forma, perché la forma non ha soltanto una declinazione geometrica, ma una declinazione che viene considerato un frattale, cioè un algoritmo di ripetizione armonica che caratterizza tutte le strutture. Adesso arrivo a quello che vi devo dire io. Quello che vi devo dire io è: noi, tra l'infinitamente grande delle galassie e l'infinitamente minuscolo dell'entanglement, c'è l'infinitamente medio che è l'umanità. Dell'umanità che cosa vi vorrei raccontare? Le rivoluzioni della fisica non ve le riassumo, ma vi vorrei far vedere come le neuroscienze le visualizzano, queste rivoluzioni della fisica. La prima grande rivoluzione è nella definizione che cambia dall'attenzione al brain, cioè all'organo, cervello, all'attenzione alla realizzazione biochimica e neuroelettrica, elettromagnetica, della stabilizzazione dei flussi di informazione che transitano tra le sue cellule, ossia tra i suoi neuroni, determinando dei cloud di memoria permanenti.
Questo si chiama connettoma. Ciascuno di noi è connettoma, cioè è transito di informazioni che tracciano le cellule determinando una memoria energetica permanente. Le modalità con cui questa energia si manifesta sono biochimiche, elettromagnetiche e molto altro che ancora non sappiamo. Tutto bene? Questo cervello è soltanto lì, cioè è soltanto nel brain o no? Beh no, perché perfino i sussidiari, adesso vi do qualche dato per semplificare, ma tenete conto della complessità, soltanto fino dai sussidiari di scuola elementare noi sappiamo che abbiamo un sistema nervoso periferico, quindi il sistema nervoso periferico accende di intelligenza e di flusso informazionale perpetuo, cellula a cellula, struttura a struttura. E accende significa accende, emette oltre che utilizza energia, emette oltre che utilizza energia. E a che cosa serve l'emissione, a che cosa serve l'utilizzo? A determinare memoria. Questo è il contributo che volevo portare a questo 55esimo anniversario e compleanno che per me rappresenta l'amicizia per Giorgio, cioè quello che dobbiamo capire è il ruolo epigenetico delle memorie di struttura, perché da lì dipende il rapporto dell'omeostasi tra passato, presente e futuro. Vi do un'immagine che aiuta i miei studenti in università. L'omeostasi è il processo che è più studiato oggi transdisciplinarmente da tutti gli scienziati. Perché? Perché vi ricordate quell'asse in cui da bimbi ci dindolavamo, quella specie di dindolo? Fate un sorriso perché vi vedo troppo. Io non sono, sono connessa, quindi mi affatico. Se voi, ecco. Cioè prendiamola con curiosità, curiosità epistemica, discernimento, questa analisi della letteratura seria. Quindi dicevamo il dindolo su e giù. Bene, i fisici che si occupano di studiare la relatività del tempo oggi riprendono questa immagine e ci danno il presente nel fulcro, il passato e il futuro nelle due braccia dell'asse. Quindi cosa accade? Che il presente può essere appesantito dalle memorie di passato quando sono le memorie di passato a comandare sull'omeostasi dell'organismo, dalla cellula al self. Quindi perché l'omeostasi ci sia, le funzioni di passato e le funzioni di futuro devono per forza bilanciarsi. Se non si bilanciano, l'organismo è immobile. Nell'immobilità c'è stagnazione dell'informazione. Nella stagnazione dell'informazione c'è malattia. Tutto bene? Quindi la nostra complessità quantistica infinita significa che lì ci sono tutte le domande sulla psiche. Se tutto quello che vi ho spiegato fino adesso spiega l'universale, quindi l'uguale per tutti, com'è possibile che in una combinazione quantistica infinita di probabilità io sia me? Questa è la domanda. Questa domanda appartiene ai tempi infiniti della storia e è una cosa interessantissima che in una ricerca di circa 20 giorni fa emerga un dato umano tenero. Tutte le volte che ci poniamo queste domande, ve le ripongo, gli esseri umani inspirano profondamente. È interessantissimo. I microtubuli e il respiro sono connessissimi, al punto che il respiro è tutto quello che le pratiche antiche hanno determinato di sapienza sul respiro. Oggi sta muovendo i più grandi neuroscienziati nel mondo a riprendere in mano il respiro come il processo di vibrazione che l'organismo della specie umana attiva per rimandare in omeostasi la vibrazione degli stessi microtubuli a cui la coscienza sembra affidata almeno come genius loci. Non sono la coscienza, sono il genius loci della coscienza, sono dove
Il processo trascendentale pare avere il punto di incontro, pare, perché qui abbiamo bisogno di economie che consentano la ricerca seria, pulita, onesta. E Ernesto Buggio ci avrebbe detto la scienza bianca. E dedico a lui questo studio e questa fatica di andare oltre. E quindi torno qui, torno alla domanda: com'è possibile allora che in questa probabilità quantistica tendente all'infinito io sia me? Perché qui ci sono tutte le domande che non apro, tra cui il libero arbitrio, eccetera, non le posso aprire in 20 minuti. Vi apro quella scientifica facile, l'epigenesi. L'epigenesi è la parola scientifica che ci consente di capire come avviene questo processo del trascendentale, direi quasi, cioè è il processo di differenziazione. Questo processo di differenziazione non è solo differenziazione di me da te, ma è anche differenziazione di come io interpreto l'informazione nelle cellule che vanno dalla mia pelle ai miei neuroni. Tutte le strutture interpretano l'informazione e hanno la possibilità di deciderla. L'informazione transita dall'interno verso l'esterno e questo è chiaro dal DNA, tutto quello che ha portato nella genetica, ma anche dall'esterno verso l'interno e finalmente l'epigenetica ce lo spiega. Ma se quindi transita dall'esterno, che cosa significa modulazione dell'informazione che transita? Significa che dobbiamo andare a capire come funzionano le cellule speciali del nostro cervello. Le cellule speciali del nostro cervello funzionano con un processo di omeostasi simile a quello che vi ho descritto prima nel dindolo che adoperavamo da bambini. Cioè noi abbiamo strutture eccitatorie, che sono strutture che assimilano l'informazione e proprio perché eccitatorie determinano una funzione sana per l'organismo che si chiama eustress. Cioè tutto l'organismo presta la sua energia perché l'ostacolo, proprio in fase eccitatoria, venga superato. La febbre, ad esempio, è un segnale di questo tipo, cioè una risposta che l'organismo dà perché stressando l'intero aiuta il minuscolo, non so se riesco a farvi comprendere. Mentre queste forze intelligenti agiscono, altre forze intelligenti intervengono. E quali sono? I neuroni inibitori, perché se noi fossimo sempre costantemente in eustress, non saremmo in eustress, cioè in stress positivo, ma saremmo in distress, cioè in stress negativo, cioè nella condizione infiammatoria che sta rappresentando nell'Occidente del mondo il 99,9 periodico percentuale d'umanità che siamo tutti, da piccoli a grandi ed anziani. Il distress è quando l'eustress non viene più bloccato attraverso le funzioni di inibizione, laddove l'eccesso di inibizione porta il sistema limbico del sentire a bloccare le cortecce associative dall'intelligenza profonda. Riassunto, tutto il resto lo salto perché vi devo dire soltanto una cosa. Non vi posso fare vedere niente, vi faccio vedere una OM, un processo di vibrazione, chiedo 2 minuti in più. 5 minuti ce l'hai. Volevo farvi vedere questo video. Faccio vedere, vediamo se riesco a... Allora, lui ha 48 ore di vita e lui è un papà semplice che a un certo punto emette una vibrazione semplice. Lui ha una colica. Ecco, vi potrei dare i dati che ha attivato anche nei neuroni speciali che sono intessuti nella pelle, che si chiamano fibre eccitatili. Per processo di vibrazione, e le onde sonore sono niente altro che oscillazioni, così come per processi di contatto e quindi di tatto, noi resettiamo i circuiti eccitatori e inibitori a rientrare in omeostasi, in qualunque modo, ma se lo sappiamo fare, non se lo sostituiamo. Riassunto, vi dovrei dire tantissime cose, vi mostro soltanto delle suggestioni. I nostri amici che si occupano all'Istituto Superiore di Fisica Nucleare stanno studiando i biofotoni in emissione, lo stanno studiando in diverse tipologie di condizioni sane o non sane.
umane, ma la prima formula con cui sono riusciti a identificare il fatto che esistano, ma non le loro misure esatte, è sulla base dell'emissione di emozioni. Sono le emozioni che determinano nel sistema limbico il segnale informazionale più forte che va alle cortecce associative e che dà all'organismo l'informazione di futuro. È quello a cui voglio arrivare, l'informazione di futuro. L'informazione di futuro è strettamente collegata all'informazione di dolore. Qui invece, se fino adesso vi ho raccontato la scienza che ho studiato, ma seriamente, adesso vi racconto la scienza a cui io sto partecipando. Cosa sono le memorie di dolore? Che cosa si determina nelle memorie di dolore? Allora, una domanda che io mi pongo da 25 anni all'interno di un'accademia scientifica, che è una sezione dell'Accademia delle Scienze che si occupa di bimbi, è una domanda che avevano trovato priva di senso, era relativa alla cicatrice sulla pelle. Io sono 25 anni che mi domandavo come mai la pelle mantenesse delle cicatrici anche superficiali, dal momento che non ce n'è un motivo biologico, perché mi hanno spiegato bene i miei colleghi di scienza che cambiando cellule della pelle ogni pochi giorni nelle diverse strutture noi dovremmo essere perpetuamente giovani. Come mai allora la pelle, che è intessuta dei neuroni più intelligenti che si chiamano fibre citattili e che è l'unico senso che raccoglie l'intero self e non è focalizzato e quindi occupa tantissima energia per quel sistema cervello intessuto nel corpo, come mai le cicatrici permangono? E la risposta arriva tra una fase pandemica e l'altra da un articolo meraviglioso che vi riassumo, che ci spiega che quelle cellule, prima di morire, danno alle cellule nuove l'informazione fondamentale di futuro, che è l'informazione del trauma percepito. Cioè il passato, come una buona madre, avverte il futuro, e qui l'epigenetica ci ha spiegato tre generazioni, ma anche molto di più, con dei marker, con dei marcatori, che sono marcatori biologici, non soltanto invisibili, ma visibili, laddove hanno riguardato la struttura senziente limbica dell'intero self. E la cicatrice permane, perché la memoria non è una funzione di passato. Quindi vi mostro che cosa accade quando c'è un dolore inutile, come in questo caso. Questo è un dolore inutile, induce l'organismo in distress, determina tutte le reazioni infiammatorie di cui sentiremo parlare in queste giornate in maniera molto più approfondita di quanto sia in grado di fare io. Questo determina nelle memorie reattive del sistema limbico una cicatrice. Che cosa significa una cicatrice? Che quella cicatrice marca, e marca di che cosa? Di allerta. Tutti i dolori inutili che noi induciamo in età neuroplastica, nei nostri cuccioli di specie, dal concepimento fino all'adolescenza, sono tutti sistemi che stanno sprogrammando la centralina, e i neuroni inibitori non sono più in grado di bloccare i processi di autodistruzione e di distruzione dell'altro. Riesco a spiegarmi, sì? Che l'UNICEF ci avverte che ogni 10 minuti nell'occidente del mondo uno dei nostri figli tra i 16 e i 18 anni tenta il suicidio, e il 44% dei nostri figli si tagliuzza tra i 14 e i 16 anni perché sposta sulla pelle il dolore che il cervello non riesce a elaborare nella parte senziente d'anima, cioè trascendentale, cioè nel proprio sé profondo. Riassunto, questa scienza non è fantasia, non è poesia, non è filosofia, e ha bisogno di un noi consapevole che si aiuti l'uno all'altro, prestandosi a vicenda, come fa l'informazione nel flusso informazionale di entanglement, anche quando siamo profondamente scissi. E chiudo qui. Volevo soltanto ringraziarvi perché c'è
una sottostima della mente, come se fosse altro da noi che la grande potata di questo tempo del mondo è la mente. L'abbiamo considerata la schiuma del processo vivente, come se fosse la schiuma delle onde, è la forza vettore. Emette biofotoni e sono i primi che siamo riusciti a identificare. Si identificano di più nell'emissione del sentire, paura, rabbia, ansia, angoscia, che non nell'emissione del sistema di aiuto che chiede la cellula quando sta morendo. Quindi vuol dire che è proprio un'allerta che l'organismo ci dà, bisogna riprendere in mano l'attenzione seria allo stato mentale. E ve lo chiedo soprattutto perché il futuro è di tutti quanti i figli di noi, quindi proprio c'è. Cioè...